E allora entriamo immediatamente in cronaca. Ad aprire le ostilità è ancora una volta il professor Galli che dichiara ospedali di Milano al collasso. Avanti così e la gente morirà sulle ambulanze. Nello stesso istante le agenzie rilanciano le dichiarazioni del professor Zangrillo. Pronti soccorsi pieni? Non c'è disastro, 60% dei pazienti è un codice verde. La paura sta diventando un dogma, incalza il virologo Palù. Non scherziamo, lockdown necessario per Napoli, non scherziamo affatto, dice e ammonisce il virologo Ricciardi, lockdown necessario per Napoli e Milano. Lockdown a Napoli e Milano, aspettiamo 15 giorni, risponde il virologo Pregliasco, mentre la virologa Capua ipotizza un lockdown solo per gli anziani. Con queste misure, quelle prese però, addolciremo la curva, chiarisce il medico Sileri, che è anche viceministro della salute e che la pensa diversamente dal virologo Ricciardi, che è consulente del ministro della salute. Quindi addolceremo la curva, ma risponde l'infettivologo Bassetti, dubito che con queste misure ridurremo i contagi. Troppo semplice chiuderci in casa, incalza il virologo Maga. Basta chiusure, dobbiamo vivere con prudenza e serenità, aggiunge il virologo legnanese Viganò, ma non la pensa così il virologo Perno, che in diretta TV evoca la caduta del collegamento quando gli chiedono cosa ne pensi del DPCM, e non la pensa come il virologo Perno l'immunologa Viola, che invece dice basta con lockdown e coprifuoco. Intanto rilancia l'allarme superdiffusori il virologo Poli. Tra i superdiffusori ci sarebbero anche gli asintomatici, ma stop ai tamponi degli asintomatici, chiedono i virologi delle regioni. No, sarebbe una catastrofe, risponde inorridito il virologo Crisanti. Attenzione piuttosto alla catastrofe sociale prodotta dal virus, ammoniscono altri virologi in ordine sparso. Non vedo morti di fame per le strade, risponde il professor Galli. Vada in giro per Milano, gli risponde il virologo Briatore, uno che normalmente le periferie le batte palmo a palmo. E sui tamponi si esprime anche il virologo Ronaldo, che è ancora positivo alla vigilia di Juve Barcellona, scrive su Instagram: il test è una cazzata, risponde come il Barcellona il virologo Burioni. Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo, sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. Ma intanto, mentre questo accade, il baricentro del dibattito si sposta sul vaccino e sull'immunità di gregge. Dice la Capua: il vaccino non potrà essere somministrato presto, quindi tocca imparare a convivere col virus e sperare magari nell'immunità di gregge. Risposta secca dell'immunologa Viola: l'immunità di gregge è una stupidaggine colossale. E dal Belgio si aggiunge il virologo che ha scoperto Ebola: l'immunità di gregge, dice, porterebbe 1 milione di morti. Dell'arrivo del vaccino parla anche il virologo Crisanti, che avanza dubbi sulla sicurezza dello stesso. Sarei preoccupato perché significherebbe che non è stato testato sul campo. Altra risposta secca dell'immunologa Viola: stimo Crisanti, ma per piacere non alimentiamo dubbi, il vaccino è sicurissimo. All'attacco di Crisanti va però anche il virologo Zaia, che racconta: a Vo furono mistificati i fatti, le decisioni le ha prese la regione. Mentre il virologo Salvini sprona su Twitter l'agenzia del farmaco perché sblocchi le medicine anti-Covid che danno fastidio alle multinazionali perché costano poco, risponde subito su Twitter ancora il virologo Burioni. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile smentire o ribattere, anzi è inutile parlare. Non parlerà Burioni sicuramente con il consigliere complottista dei 5 Stelle Barillari, che ha annunciato radioso di averlo bannato. Ma nel frattempo, visto che non bastano i virologi, scendono in campo anche i fisici. Il primo, il fisico Sestili, che dice: presto 35.000 casi al giorno. Si aggiunge il fisico Parisi: tra 2 settimane avremo 400 morti al giorno. Che cosa fare dunque? Lo spiega il fisico Battiston: bisogna chiudere la scuola. Ma se ci sono i fisici non può mancare il matematico, ed ecco allora il matematico Sebastiani: se non cambia nulla avremo 1 milione di positivi al mese. Per fortuna, a rasserenare l'ambiente, arriva sul finale il virologo Streck, che lancia l'idea, meno male, che chiude definitivamente la partita. Che cos'è l'idea? Le mascherine, dice il virologo Streck, diventino sexy.
E con questo si chiude la cronaca odierna di tutto il virologo, minuto per tutti quelli che stavano cercando finalmente un chiarimento dopo tanta confusione sotto i cieli.